Carissime e carissimi, il video di oggi è dedicato a chi ancora, dopo decenni, non ha mai saputo niente delle manipolazioni delle immagini che ci fanno credere siano vere. Su questo canale, attraverso la pagina Indice Alfabetico dal sito www.tinelli.eu, trovate decine di video dedicati alle manipolazioni e alle creazioni di cose inesistenti come Trappist One, ad esempio, dove da anni porta alla luce come inventano dal nulla immagini che vengono poi diffuse alla popolazione incapace, la quale crede a quello che divulgano. Partiamo da zero. Questa che vedete è un'immagine scaricata dal sito della Nasona, link in descrizione. È stata postata il 29 gennaio del 1996 e dovrebbe trattarsi della foto scattata dalla sonda Galileo l'11 dicembre 1990 da oltre 2 milioni di chilometri. Vi siete mai chiesti come cavolo fanno a fare una foto del genere della Terra da una simile distanza quando dalla Terra noi vediamo la Luna così, si fa per dire, da 382.000 chilometri? Apriamo l'immagine su qualsiasi programma di elaborazione immagini e andiamo semplicemente a modificare l'esposizione. Osservate cosa succede. Vedete lo spazio nero? Non c'è alcuna stella, niente. Ma iniziamo a sovraesporre l'immagine. Osservate cosa succede. Si vede chiaramente che questa immagine è stata incollata su uno sfondo nero. Questo è quello che succede quando una immagine è falsa e viene sovrapposta a qualcos'altro. È falsa, è contraffatta. Poche persone sono in grado di realizzare quanto sono falsificate le immagini della NASA. Usate semplicemente un software di elaborazione immagini e fate voi stessi, voi stesse le vostre verifiche e vedrete che sono sempre modificate. Si può prendere qualsiasi disegno, qualsiasi immagine e creare delle cose magiche, anche una meravigliosa biglia blu, e poi salvarla in formato JPEG e dire che si tratta di una immagine della Terra che si muove nello spazio. Questa è un'immagine che ho scattato personalmente della Luna e osservate cosa succede se vado a lavorare sull'esposizione. Nessun segno di copia e incolla. Vabbè Dino, però tu hai preso una immagine ad alta definizione, mentre l'altra l'hai scaricata da internet. Dici? Questa è una immagine della Luna con le sagome degli alberi davanti, scaricata da internet. Andiamo a lavorare sull'esposizione. Devo spiegare tutto? No, perché è tutto chiaro. Non c'è alcun sentore di manipolazione immagine come abbiamo appena visto sulla vecchia immagine della NASA. Ma adesso prendiamo una immagine recentissima, sempre diffusa dalla NASA, scattata, dicono, da Artemis, con la prima immagine della Terra nel suo viaggio verso la Luna. Qualcuno ha osservato questi propulsori fasulli? No? Non hanno alcun segno di deterioramento dei gas di spinta infuocati rispetto al semplice tubicino di scappamento delle nostre autovetture. Sono in perfetta forma. A parte che mi chiedo chi abbia fatto questa immagine, perché la sonda dovrebbe avere un braccio che si estende oltre alla sua altezza per riprendere il fondo della stessa insieme alla Terra che vediamo qui sotto. Anche questa foto è stata fatta attraverso un CGI, Computer Generator of Images, immagine realizzata col computer, e lo dimostra la stessa NASA. Non esiste alcun vero scatto di quello che vi spacciano come vero. Hanno messo insieme alcune immagini per creare quello che vediamo su uno sfondo nero. A parte che la Terra appare con la stessa grandezza di come vediamo la Luna dalla Terra, quando la Terra ha un diametro che è 4 volte più grande della Luna. E questo è un altro bell'argomento. Ma andiamo a modificare anche qui l'esposizione. Vedete? Et voilà! Che altro dobbiamo aggiungere? Credere nello spazio? Credere alla NASA?
credere nei partiti, credere nei governi, credere ai media, è solo credere. E credere è nemico di conoscere.